Gossip, rapina nella casa del Grande Fratello prima del debutto. Mancano meno di 10 giorni all'inizio della 15ª edizione del Cancelletto Grande Fratello, quella condotta da Cancelletto Barbara D'Urso e animata da un cast composto sia da gente comune che da personaggi semiconosciuti. A pochissimo tempo dalla messa in onda della prima puntata di quest'anno, Il Mattino ha fatto sapere che dei ladri si sono introdotti nella casa ed hanno portato via alcuni oggetti appartenenti all'edizione VIP trasmessa nell'autunno 2017. Scopriamo insieme cosa è successo tra le mura di Cinecittà. GFNIP. Rapina nella casa a pochi giorni dalla prima puntata dopo la disavventura capitata alla troupe dell'Isola dei Famosi e a Stefano De Martino in Honduras, un boss della mafia locale è stato assassinato nello stesso albergo dove alloggia la produzione del reality, e come capitare un'altra al Grande Fratello. Come raccolta Il Mattino in queste ore, infatti, la casa più spiata d'Italia sarebbe stata svaleggiata nei giorni scorsi da alcuni malintenzionati, dei ladri, dunque, sarebbero entrati tra le mura di Cinecittà ed avrebbero portato via alcuni cimeli dell'arredamento dell'abitazione più conosciuta dello spettacolo. Stando ai Cancelletto gossip che circolano sul web, le persone che sarebbero entrate furtivamente nella casa che a breve ospiterà la 15ª edizione del GFNIP, avrebbero rubato alcuni oggetti appartenuti ai VIP che hanno abitato lì da settembre a dicembre scorso. Frigoriferi, puff, piani cottura, sdraio, una specchiera ed alcuni divani sarebbero il bottino dei ladri che avrebbero agito indisturbati qualche tempo fa, sì, perché quando il reality non è in onda su Canale 5, non c'è nessuno che sorvegli la struttura e quindi impedisca a dei malintenzionati di compiere il brutto gesto che vi stiamo narrando. Grande Fratello, data d'inizio e novità sul cast. Nonostante il piccolo inconveniente capitato alcuni giorni fa, la casa del Grande Fratello sarebbe pronta ad accogliere i concorrenti che animeranno le poche puntate previste per questa 15ª edizione. La data fissata per il debutto del programma affidato a Barbara D'Urso dopo tanti anni, l'ultima apparizione della napoletana alla guida del reality risale al 2005, è per martedì 17 aprile alle 21.10 circa su Canale 5. A meno di 10 giorni dal via, sono ancora tanti e contrastanti i gossip che circolano sul cast di quest'anno. Se alcuni siti sostengono che gli inquilini saranno un mix tra gente comune e personaggi semiconosciuti, altri fanno sapere che Mediaset non è tanto propensa a far entrare nella casa volti già noti al pubblico, soprattutto per non creare confusione tra il GFNIP e quello VIP, che tornerà a settembre con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Le ultime news emerse su coloro che a breve dovrebbero varcare la celebre porta rossa di Cinecittà, sostengono che non dovrebbero più partecipare al programma gli ex concorrenti ma soltanto i parenti di, sono circa 6 nomi che i settimanali danno per certi fino a questo momento, e tutti sono in qualche modo legati alla conduttrice D'Urso. Si passa da Michele Terlizzi, figlio del naufrago Franco, ai compagni di Lori del Santo e Nina Moric, fino ad arrivare alla nuora di Gino Bramieri e all'ex fidanzato di Paola Di Benedetto, chi di loro sarà realmente un inquilino del GFNIP.